Arcivescovo, autorità, relatori, gentili ospiti, benvenute e benvenuti. La tavola rotonda di questa mattina giunge quasi a 2 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 117, che ha provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del terzo settore. Tuttavia, ad oggi, nonostante che l'argomento sia di grande rilievo, considerato che sono oltre 300.000 gli enti che attendono, alcuni dei quali stanno fra l'altro affrontando il delicato passaggio di adeguamento dei propri statuti, ebbene ad oggi questa riforma non è ancora pienamente compiuta. Dunque abbiamo ritenuto opportuno e utile portare a Taranto una discussione tecnica operativa che coinvolgesse le istituzioni e gli altri ETS, che hanno un ruolo nel sostegno e nella promozione del terzo settore. Ringrazio i partner promotori, la Fondazione del Banco di Napoli, del cui consiglio di amministrazione mi onoro di far parte, e l'Università degli Studi di Bari con il Dipartimento Ionico. E ringrazio le istituzioni patrocinanti, il Presidente della Giunta regionale, l'ANCI Puglia, il Comune di Taranto, il nostro Politecnico, e con particolare gratitudine l'Arcivescovo di Taranto, il cui impegno in questo ambito è indubbio, concreto e costante. Caro Don Filippo, mi piace pensare che la mattinata di oggi sia una naturale prosecuzione delle celebrazioni in onore del nostro Santo Patrono, simbolo di accoglienza ed inclusione. Entrando nel merito e lasciando al mio segretario generale il compito di evidenziare gli aspetti tecnici del ruolo camerale, mi piace ricordare che oltre 15 anni fa questa Camera di Commercio ha avviato un lavoro di avvicinamento e riflessione sul terzo settore. Poi nel 2010, fra i primi del sistema camerale, abbiamo costituito il Comitato per l'imprenditorialità sociale per il terzo settore, che ha lavorato bene per aumentare il livello di conoscenza e sensibilità su questo tema. Ciò ha consentito all'ente una evoluzione significativa sotto il profilo programmatico. Infatti, dal 2015 il benessere equo e sostenibile è diventato il nostro quadro di riferimento, nel cui ambito, nel 2017, abbiamo addirittura modificato la nostra strategia pluriennale, inserendovi l'obiettivo dell'economia civile. Quindi, come potete agevolmente rilevare, questa Camera di Commercio ha vissuto un crescendo di consapevolezza che ritengo unico nel panorama camerale italiano. Nei giorni scorsi, nel presentare la tavola rotonda alla stampa, ho già detto che l'eterogeneo mondo del non profit, dal volontariato alla cooperazione, è elemento portante per la nostra economia, per creazione di valore e occupazione e per quel particolare modo di attuare il principio costituzionale della sussidiarietà che mai dovrebbe essere sminuito, meritando anzi di essere esaltato. Ciò vale a maggior ragione per Taranto, dove i problemi sociali dell'ambiente e del lavoro sono particolarmente gravi e pressanti. Qui il terzo settore ha un ruolo indispensabile. Indispensabile per riequilibrare le sperequazioni, è indispensabile per contribuire ad orientare il territorio e anche le imprese verso una prospettiva etica e rispettosa delle persone e della natura. Prima ho citato l'economia civile perché sono convinto che sia necessario comprendere un principio fondamentale. Non è con la sola distribuzione di incentivi, certamente utili, che le nostre istituzioni svolgeranno al meglio il loro ruolo, dal momento che il cosiddetto terzo settore oggi più che mai, concorre a ridisegnare il paradigma di sviluppo sociale e economico del nostro Paese e insegna al profit, alle imprese profit, che esiste un nuovo modo di generare valore. Il bene comune è al centro, quale che sia il mezzo, profit o non profit, per raggiungerlo. Lo dirò in modo più chiaro.
Se pensiamo di poter raggiungere i goal di Agenda 2030 o di affrontare la trasformazione digitale, di affrontare gli enormi mutamenti demografici dei prossimi decenni, di affrontare i drammi sociali o, per parlare di qualcosa che è di grande attualità in questa città, di affrontare la rigenerazione dei luoghi, le bonifiche. Con il solito sistema Stato-mercato e in mezzo il non profit a colmare qualche vuoto, di certo siamo fuori strada, perché dimostreremmo di non aver compreso nulla di ciò che accade nel mondo, in Italia e sul nostro territorio. Mi avvio a conclusione. Una visione per compartimenti stagni in un'epoca di cambiamento e di sempre più forte ibridazione fra i diversi mondi di fare economia è ormai obsoleta, completamente obsoleta. Così come obsoleta l'immagine di un terzo settore relegato unicamente al sociale e non invece pienamente inserito nella struttura economica del Paese. Al contrario, noi reputiamo che sia indispensabile individuare le forme per valorizzarlo in modo maggiormente innovativo attraverso la contaminazione sia con le imprese profit sia con la pubblica amministrazione, che ne riconosca il ruolo di soggetto attivo ed essenziale, essenziale per una società realmente più inclusiva, è essenziale per un'economia dei territori sempre più equa e sostenibile. Buon lavoro.